chemicals. I'm breaking in. Il ritorno di questi venturi non mi diciamo niente. Il problema di... è preoccupato di questo ritorno dei venturi, stanno per tornare i venturi, sa qualcosa? Se lo eccoci qua, un anno dopo la leggenda di Nuovacanchieri e Mosco Pisanova, siamo tornati al bar da Silvano, che ringraziamo, Silvano. Allora, quest'anno la leggenda è stata sfatata, come si esagerete l'ultimo dell'anno? Come sempre male. Come male? Cosa è successo? Che la famiglia qua a Venturi che continua a rompere. Venturi? Chi sono? Venturi è un nome storico di Bosco Chiesanuova, insomma. Cosa... Interpretatelo voi, questa... Non so. Perché questo non sapevamo, non sapevamo niente, quindi. A me continuano a dare fastidio per lui. Tutte le case e adesso cominciano anche qui. Robert Rossi fa, bisogna cambiare. La leggenda non è ancora conclusa. Grazie Silvano, ci vediamo. Eccoci qua, siamo nello studio di Eleanor van Lopelot, nipote di Estefan van Bonitz e tristemente deceduto purtroppo Estefan. Anche Eleanor è esperta in mitologia contemporanea e siamo appunto qui, Eleanor, per chiederti, giù in paese oggi abbiamo sentito delle strane voci di qualcuno che sta per tornare. Sai dirci qualcosa? Delle voci? Non sono voci, sono dei lamenti di persone disperate. Ma... in che senso? Ci spieghi meglio. È giusto che anche voi lo sappiate. Il patto storico si è interrotto e loro stanno per tornare. I Venturi. I Venturi. Ecco, infatti giù al bar ci hanno dato anche questo foglio di difficile comprensione. Lei, dal lato della sua esperienza, sa dirci qualcosa? Vediamo cosa posso fare. C'è scritto, stiamo per tornare, la bimba è nostra, ci vediamo sul campo di battaglia.